Sosteniamo pienamente l'Ucraina in questo momento, lo abbiamo fatto dall'inizio di questo conflitto e continueremo a fare tutto il necessario per dar loro la capacità di difendersi. Signor Presidente, è troppo presto per dire se questo missile è stato lanciato dalla Russia? Ci sono informazioni preliminari che lo contestano, non voglio dirlo fino a quando non indagheremo completamente, è improbabile in linea con la traiettoria che è stata sparata dalla Russia, ma vedremo. Probabilmente avremo un incontro con gli ambasciatori. Colpire missili sul territorio della Nato, questo è un attacco missilistico russo alla sicurezza collettiva, questa è un'escalation molto significativa. Sono stati lanciati 90 missili in un giorno. E quando, appena si è concluso il primo giorno del vertice del G20 in Indonesia, alla Russia si parla di pace, ma in risposta lancia missili. Ho seguito tutta una serie di consultazioni internazionali a partire dal segretario generale della NATO Stoltenberg ha avuto con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden una conversazione molto importante. Biden è il nostro principale alleato, l'esercito più potente del mondo. Joe Biden ha chiarito che tutte le disposizioni del Trattato del Nord Atlantico e gli obblighi alleati sono vincolanti e gli Stati Uniti, così come l'intera alleanza del Nord Atlantico, difendono la sicurezza della Polonia. Questa è la cosa più importante per me. Come ho detto stiamo esaminando questi rapporti, non abbiamo alcuna informazione per confermarli in questo momento, quindi non voglio speculare o entrare in ipotesi. Quando si tratta dei nostri impegni di sicurezza e nell'articolo 5 siamo stati chiarissimi sul fatto che difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato. Zelensky va disciplinato, non ascolta nessuno, neanche gli occidentali, in fatto di necessità circa il ritorno ad un tavolo negoziale. La sovranità russa è a rischio, le proposte di Kiev sempre le stesse sono irrealistiche e inadeguate. Il mondo sa perfettamente che la guerra è stata scatenata dagli Stati Uniti. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, bentornati. Allora, per la prima volta dal 24 febbraio, no, dalla data, dal giorno dell'invasione in Russia, la guerra sconfina nel territorio della Nato, in Polonia, dove due missili, o forse un solo missile, è finito su un villaggio al confine con l'Ucraina, uccidendo due persone. E avete sentito le parole da parte di Mosca, da parte di Kiev, che si accusano l'un l'altra... Eh, per eh, Mosca ovviamente e eh, il tentativo di escalation da parte di Zelensky, Zelensky eh, che fa sapere eh, che invece questi missili sono un messaggio chiaro al Summit, al vertice del G20 che si tiene eh, in Indonesia, eh, a Bali, la Polonia in allerta. Eh, gli Stati Uniti, ma anche eh, l'Occidente, tutto usa molta prudenza, molta cautela, perché bisogna eh, aspettare gli esiti di un'indagine per appurare appunto eh, che cosa sia successo. Insomma, ore di grande apprensione, di grande preoccupazione, però ci sono eh, diverse ipotesi no? sul tavolo: eh, quella appunto, che sia un missile partito per sbaglio o meno eh, da parte russa che possa trattarsi di un frammento eh, di un missile intercettato dalla contraerea eh, ucraina, poi ci sono altre eh, ipotesi più squisitamente diciamo politiche, magari ne parliamo eh, durante la puntata di oggi. Eh, un, un altro dato importante è che eh, era notte in Italia, appunto a Bali si è riunito un vertice di emergenza del G7 e degli alleati della Nato. Eh, I leader hanno concordato di tenersi ovviamente in stretto contatto per capire quali passi eh, intraprendere, ma sempre in attesa di capire come siano andate. Effettivamente le cose, Giorgia Meloni è a Bali, è ha inviato il suo messaggio di solidarietà al governo e al popolo polacco, si dice ovviamente anche lei molto preoccupata dalla situazione eh, e condanna nuovamente l'aggressione russa all'Ucraina. Noi cominciamo eh, da qui mentre però eh, andiamo subito in Senato dove c'è il ministro dell'interno Piantedosi. Che sta riferendo a proposito della questione migranti. Sentiamo le parole del Ministro.. 172.000 persone che sono accolte in Italia. Nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 9 novembre 2022, le ONG, nell'ambito di 91 eventi di sbarco, hanno portato sulle coste italiane 21.000 persone. 46 migranti, di cui 9.956 nel 2021. Ecco, il Ministro sta fornendo i dati degli arrivi. Sapete la grande polemica che c'è stata con la Francia. C'è da parte del Governo anche in preparazione, sono in preparazione misure più restrittive nei confronti delle ONG e forse anche però parallelamente un nuovo decreto flussi. Allora, intanto saluto Eleonora Tafuro che è dell'Istituto Studi di Politica Internazionale. Buongiorno. Buongiorno, allora ci aiuti a capire intanto che cosa dobbiamo aspettarci eh, perché io lo dicevo all'inizio: c'è un'indagine che deve essere molto approfondita, c'è molta cautela da parte di tutti. Esatto, la cautela ed obbligo non è stata solo la cautela, la cautela di Biden, è stata anche quella per esempio del presidente turco Erdogan che sposa la tesi che questo sia eh, un incidente che non sia un attacco deliberato della Russia. Eh, ora eh, si è eh, invocato l'articolo 4, cioè consultazioni in caso di una minaccia di sicurezza. Eh, nel caso in cui venisse accertata la natura eh, di attacco da parte la Russia nei confronti della Polonia potrebbe scattare l'articolo 5, eh, quindi quello della difesa collettiva. Ma anche qui vediamo che un'entrata uh, un in guerra non è automatica, ci sono vari uh, meccanismi uh, anche interni agli, ai membri nato, c'è cioè, per esempio l'articolo 11 che eh, salvaguarda i processi costituzionali che autorizzano l'uso della forza in ogni, in ogni Stato. Quindi ci sono ancora più consultazioni e, e quello che mi sembra la conseguenza più immediata e più plausibile per ora è un rafforzamento del fianco orientale della Nato, quindi non solo in Polonia ma anche in Romania e sicuramente un uh, rinnovato sostegno all'Ucraina. Questo è quell'incidente eh, a cui molti avevano pensato durante questi lunghi mesi? Beh, mh, purtroppo non abbiamo oh, abbastanza informazioni per classificarlo oh, sì. diciamo come, come un attacco russo, gli stessi uh, ufficiali um, statunitensi dichiarano che potrebbe essere il risultato di uh, forze ucraine che invece stavano intercettando il missile, il missile russo, quindi um, è ancora troppo presto per, per chiarire la natura dell'incidente, però sicuramente ci sono crisi uh, in passato come ad esempio uh, la crisi dei i missili di Cuba in cui ricorre l'anniversario proprio, proprio quest'anno che ci insegnano che sono gli incidenti e le incomprensioni spesso a, uh, ad essere più pericolosi. Quindi la cautela dei leader uh, mondiali mi sembra un segnale molto promettente. Ecco intanto do il bentornato anche Andrea Cangini, neo segretario generale della Fondazione Inaudi Quindi auguri anche per Buongiorno. il tuo nuovo incarico, eh, a voler. Eh tutta la cautela, la prudenza del caso, a voler leggere però un, un, un retroscena politico. Eh, tu che riflessione fai? Perché in questi giorni, un po' anche per gli incontri che c'erano stati in Indonesia, eh, il faccia a faccia lungo no? tra Biden e, ad esempio, il leader cinese Xi Jinping, eh, c'era qualche piccolo spiraglio di un possibile futuro negoziato o no? Cioè potrebbe anche esserci Qualcuno che vuole mettere i bastoni tra le ruote di Putin. Sicuramente, ma sicuramente la volontà della comunità internazionale in senso lato è quella di, eh, di un appeasement, cioè trovare un punto di equilibrio, un cessate il fuoco e di conseguenza aprire un negoziato. Eh, sono successe le cose eh, nella politica internazionale recente, rilevanti. Eh, il Partito Repubblicano non ha eh, vinto le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e questo ha avuto, credo, una ripercussione. Il ritiro delle truppe russe da Kherson. È successivo e probabilmente non sarebbe avvenuto in caso il risultato americano fosse stato diverso. Al G20 di Bali abbiamo assistito a un riavvicinamento diciamo, degli Stati Uniti con la Cina la Cina esporta gran parte delle sue merci prevalentemente in Occidente in Europa, negli Stati Uniti non può permettersi una rottura col mondo occidentale e questo isola un po' di più rispetto a prima e già era abbastanza isolata la Russia di Putin la reazione militare è forse un'esibizione di forza da parte di Putin quello che a me sorprende è leggere commenti anche sui giornali di oggi di opinionisti, politici. Sì che insomma, tendono a considerare la reazione del popolo ucraino e dei suoi rappresentanti un po' come un capriccio, un vezzo, un fanatismo. Insomma, c'è un popolo eh, occupato da un regime autocratico che ha eh, nella difesa della propria libertà e della propria patria, la propria ragione d'essere, non vedo come li si possa considerare eh, capricciosi. Noi che c'entriamo? Noi c'entriamo perché quel popolo è stato attaccato perché ha aderito ai nostri valori, e democratici e questo Putin non l'ha detto oggi, non l'ha detto ieri, l'ha detto nel 2007 alla conferenza di Monaco. La dichiarazione di guerra ideologica, diciamo, della Russia di Putin, che tanto assomiglia all'Unione Sovietica di Stalin, è di allora ed è per questo che siamo tutti quanti direttamente coinvolti. Tutti vogliamo la pace, ma la pace non può passare per la distruzione dello Stato ucraino. Quella è una resa, non è una pace, è un'altra all cosa. Allora, facciamo così. Voglio ricordare anche che eh, questi missili sono finiti in Polonia, ma ieri c'è stata una vera e propria pioggia di oltre 90 missili sull'Ucraina che sono andati a colpire nuovamente le infrastrutture Bello. soprattutto no, energetiche, eh, c'è Kiev nuovamente presa di mira, insomma eh, è una situazione eh, molto complicata. Allora voglio presentarvi intanto gli altri nostri ospiti, bentornato da Elena Alcangio nel scrittore, bentornato. Ciao, Grazie, eh, saluto l'onorevole Piero De Luca del Partito Democratico. Bentornato. Buongiorno. Grazie, Come do il bentornato a Silvia Sardone, eurodeputata della Lega. Bentornata, buongiorno a tutti. Allora, per non interrompere, nessuno siamo a ridosso della pubblicità. Andiamo in pubblicità e torniamo qui tra pochissimo. Allora, prima di coinvolgere i due esponenti parlamentari, vado da Alain Khan, che peraltro insomma, conosce molto bene il mondo anglosassone, vive gran parte dell'anno a Londra e spesso eh, in America dove ha anche insegnato. Eh, allora io invece chiedo a te eh, che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo, cioè se davvero eravamo più vicini a un qualche spiraglio di dialogo, mettiamola così di un primo tavolo di negoziato e poi succede quello che succede, cioè la pioggia di missili sull'Ucraina in maniera devastante e, e poi questo incidente, non incidente, quello che è accaduto in Polonia. Io direi che è un momento molto delicato no? nella storia, questa guerra, di tutto quello che stiamo attraversando. Eh, potrebbe anche essere... Sì, una reazione, cioè, visto che i russi stanno diciamo, perdendo la guerra, no? che sono in una situazione molto difficile, visto che hanno capito che a Bali, eh, cioè, addirittura quello che è molto importante è l'incontro tra i cinesi e gli americani, no? che hanno detto alt con le bombe atomiche, alt certo. con il nucleare, no? quindi un diktat molto forte e poi hanno capito che insomma c'è un desiderio di trovare una soluzione a questa guerra e allora hanno fatto vedere che sono cioè hanno voluto far vedere che sono ancora forti, quindi immagino che la diciamo sconfitta o semisconfitta dei repubblicani in America eh, nelle elezioni di mid term e ehm, quello che sta, è successo nel primo giorno a Bali, no? di incontri in cui sembrava che si lavorasse, si arrivasse a un discorso e anche il fatto che il presidente eh, ucraino ha, nel bene o nel male, mostrato i punti di un possibile mh, pia piano di pace. Eh? Tutto questo ha scatenato, è interessante vedere come sempre la reazione del Ministro degli Esteri russo, no? questa la specie rosa. di muro no? che la guerra l'hanno scatenata gli americani, cioè questa specie di... Eh modo eh, delirante di dare le notizie, no? cioè, è anche impressionante come, come quel mondo reagisce, no? come si difende attaccando sempre no? anche quelle immagini di lui che doveva essere malato, poi invece si fa vedere col t-shirt, sì. eh, con, con i simboli dell'Occidente, eh, con il telefonino. No? <ride> sì. cioè, eh, Comunque, la cosa che dicevano prima è che, insomma, è, che è una situazione tragica. Cioè, sono d'accordo che di dire ama ah, gli ucraini, eh, gli ucraini. Sono delle vittime, no? sono, degli, sono i russi che li hanno invasi e quindi si difendono. E, e, e la guerra non è finita. Cioè, mentre si parla del fatto che la guerra è finita, continuano a bombardare, Come continuano no? a morire persone. E, e, e quindi eh, insomma, è una situazione che io personalmente vorrei che si risolvesse il prima possibile. Credo che sia no, un po' non la so speranza so quanto di sia tutti. facile, perché eh, un Putin sconfitto, messo nell'angolo. Cosa può fare? Cosa succederà? Verrà deposto? Rimarrà? Eh. Eh, cioè, queste cose, eh, eh, e quindi è giusto che ci sia questo, come dicevano prima, no? questa moderazione, questa. Questa cautela no? perché prima di scatenare, perché, come ha detto qualcuno, le guerre a volte si scatenano per un minimo incidente, no? Sarajevo, la prima come guerra no? mondiale. Eh, quindi penso che il mondo cerchi di evitare che questo in incidente eh, degeneri in qualcosa di molto più grave. Allora, eh, vado da eh, Siva Sardone, da Piero De Luca, ma devo fare un passaggio rapidissimo ancora con Eleonora Tafulo. Ma eh, prima accennavo a quello che magari difficilmente potremmo sapere cioè a quello che sta succedendo poi a Mosca in Russia cioè non è che qualcuno qualcuno dice, dice Il Presidente Erdogan mi pare ha detto è un errore tecnico no? adesso errore tecnico è grave quanto qualcuno che magari intenzionalmente invece abbia fatto finire quel missile in Polonia non è che qualcuno eh, più falco di Putin si sta agendo dietro le quinte in questo momento? Allora, ehm, c'è da dire che eh, l'ala più nazionalista, più estremista delle elite politiche russe effettivamente si sta rafforzando, personaggi come eh, Prigozhin, come Kadyrov, ma anche eh, persone che erano eh, catalogate un po' come, come politici liberali, come l'ex presidente Medvedev, oggi sono sempre più eh, aggressivi nella retorica. Da qui a dire che eh, questa sia una... Ehm, operazione condotta alle spalle di Putin eh, mi sembra un po' esagerato, Troppo. quindi non, non direi che questa opzione è, è plausibile. Eh, certo è, è vero che quello che accade al Cremlino oggi è ancora più difficile eh, da analizzare, soprattutto dal, dal di fuori, eh, rispetto a, a qualche mese fa, rispetto sicuramente al, a prima di febbraio 2022. Madonna Silvia Sardone, peraltro, poco fa si è saputo, eh, anzi, c'è il primo commento all'incontro che ha avuto eh, Giorgia Meloni con il premier indiano Modi, bilaterale appunto in margine del G20. Un incontro eh, eccellente, eh, fa sapere. Il governo indiano, abbiamo scambiato opinioni su come India e Italia possano lavorare a stretto contatto in settori come energia, difesa, cultura e gli incentivi al cambiamento eh, climatico. Ieri Giorgia Meloni aveva incontrato il presidente Biden, ma anche il presidente Turco Erdogan allora Silvia Sardone, insomma, eh, qual è il vostro stato d'animo? Insomma, voi siete una coalizione in questo momento governa il paese con le difficoltà che tutti conosciamo di natura eh, economica, peraltro è in corso in Egitto il vertice, la COP27 sul clima, insomma siamo in un intreccio di eh, appuntamenti eh, e argomenti insomma, di, eh, cruciali per eh, non solo il nostro paese ma per il pianeta. Eh, qual è la sua riflessione su quello che è successo? Allora, parto dal, dal G20, eh, la Meloni, c'è cioè, lì anche Giorgetti, sta eh, facendo importantissimi incontri bilaterali e quindi, insomma, eh, sono momenti, come diceva anche lei, eh, cruciali eh, per il nostro eh, Paese, perché quella poi è l'occasione di affrontare. Eh, direttamente vis-à-vis eh, -vis, ehm, problemi globali. Eh, sul tema eh, Russia e Ucraina, beh, diciamo che il governo tutto ha una posizione chiarissima, cioè noi siamo per l'Alleanza sì. Atlantica, La Russia sta facendo bombardamenti a tappeto contro obiettivi energetici dell'Ucraina. Vogliono evidentemente lasciare gli abitanti al freddo durante l'inverno sono attacchi pesantissimi che denotano anche una certa disperazione nella strategia russa che abbiamo visto mano a mano non riesce più eh, a conquistare terreno eh, in casa eh, ucraina. Eh, quindi diciamo che sembra più che altro che oramai faccia bombardamenti eh, più che eh, avanzamenti. Devo dire che. Ovviamente ci vuole cautela, eh, perché non possiamo eh, dire eh, acriticamente che eh, i missili sono stati inviati dalla Russia o, eh, oppure insomma, ci possa essere magari qualche errore eh, da parte eh, dell'Ucraina, ma eh, io vorrei mettere eh, al centro della discussione qualcosa del quale non si parla purtroppo più, cioè? e cioè i tentativi di pace, che ovviamente, se è chiaro, non possono passare sopra la testa degli ucraini, però eh, eh, mi sembra che si parli oramai troppo poco dei tentativi di pace. Eh, L'Italia una volta aveva proprio quel ruolo no? di, di mediatrice eh, tra la Russia e l'Europa, eh, io mi auguro che, che torni ad averlo e che comunque l'obiettivo finale eh, sia la pace da raggiungere il, nel più breve tempo possibile. Eh, oggi, tra l'altro, la guerra in Ucraina ha anche un impatto ovviamente per quanto riguarda eh, gli approvvigionamenti del grano, per esempio. No? Oggi stiamo parlando di di economie anche molto povere per le quali il, il grano proveniente dall'Ucraina eh, serviva per affamare eh, la gente. Ecco, allora, anche questa, oltre al tema dell'energia, secondo me deve essere una questione da tenere sotto controllo e, e da tenere centrale mh, per eh, lavorare eh, affinché la pace arrivi il prima possibile. Senta, mi risponda con un tweet così vado poi da uh, okay. Piero De Luca. Perché poi la Lega, voi della Lega, siete stati sempre sulle sanzioni, come dire, anche un po' critici. Mi dica in maniera chiara, sanzioni vanno bene? Bisogna procedere in questa direzione o no? Ma guardi, noi le sanzioni in Europa, almeno dove siedo io, le abbiamo sempre votate. Eh, il punto è sempre capire se servono o no. Oggi forse non hanno raggiunto gli obiettivi, gli obiettivi proclamati all'inizio. Ecco. Mm. Dopodiché, noi siamo per l'Alleanza Atlantica e continueremo a tenere quel tipo di linea. Chiaro, grazie. De Luca, che poi le devo fare un'altra domanda. Intanto, una prima riflessione, poi le faccio una domanda che riguarda direttamente una piccola polemica, l'ennesima nata, per esempio, nei confronti del segretario del suo partito. Bah, la prima valutazione è in linea con quanto, con quanto è stato rappresentato prima di me, quello, che, accad, quello che è accaduto in Polonia è un episodio molto preoccupante e pericoloso perché rischia di essere la scintilla, un incidente per un ampliamento su scala globale di un conflitto che noi dobbiamo assolutamente, cosa che noi dobbiamo assolutamente evitare che accada. Esprimiamo ovviamente piena vicinanza e solidarietà alla Polonia, però al tempo stesso mi pare molto ragionevole la posizione assunta dai principali leader internazionali dalla stessa NATO, che hanno, la quale ha avviato diciamo, una indagine per verificare la reale dinamica dell'accaduto. Un'indagine per comprendere cosa è successo e i passi successivi da mettere in campo in modo serio, rigoroso, ma anche con grande cautela e prudenza. Quello che emerge da un punto di vista politico, è la barbarie di un'aggressione che è stata assolutamente ed è classificata e inammissibile a uno Stato libero, democratico, sovrano, da parte di una, diciamo, di una potenza che immagina di ricostituire le sfere di influenza calpestando diritti e libertà fondamentali. Da questo punto di vista, io credo che noi dobbiamo continuare a contestare, a contrastare con forza questa aggressione, eh, con eh, un sostegno forte, deciso e incondizionato all'Ucraina e al popolo ucraino da un punto di vista umanitario, politico, economico, anche operativo, e rafforzando ulteriormente le sanzioni. Oggi finora sono state applicate otto pacchetti di sanzioni, tra le più rigorose mai messe in campo certo. nella storia dell'Unione Europea. Quella è la strada da seguire. Mi pare che in realtà, invece, all'interno del governo ci siano posizioni molto eh, divise. E non proprio lineari sul punto perché lo stesso Salvini è stato molto critico sulle sanzioni, il Presidente della Camera Fontana le ha contestate come prima dichiarazione politica una volta insediata la Presidenza della Camera, quindi a questo punto di vista mi pare che all'interno del Governo non ci sia chiarezza. Vorrei però aggiungere un, un elemento, è evidente che l'obiettivo finale è quello di un cessate il fuoco immediato per avviare una soluzione diplomatica di pace seria ed è l'obiettivo che stiamo perseguendo a livello internazionale. Nessuno immagina di completare una guerra sul campo, stiamo chiedendo un cessato del fuoco. Le sanzioni, il sostegno alla resistenza ucraina è volto a creare le condizioni tali da indurre il regime di Putin a un cessato del fuoco e a un negoziato di pace. Che era quello che... Senta. sembrava aprirsi come spiraglio legato anche alla presenza di Lavrov al G20 in cui tutti abbiamo immaginato di credere e invece il segnale che è arrivato è stato un segnale profondamente opposto eh certo. anche forse un segnale di debolezza da questo Senta, punto di mi dica, vista cosa noi dobbiamo cosa. creare un salto di qualità eh. dell'azione politica e diplomatica credo, soprattutto a livello dell'internazionale è una piccola polemica in una storia gigantesca che ci riguarda, però per esempio ieri appena no si è avuta notizia di tutto questo, il segretario del suo partito Letta ha fatto un tweet, immediatamente dopo ha fatto un tweet Carlo Calenda, il leader di azione. Qui sulla Sette, per esempio, ieri sera durante otto e mezzo, il professor Montanari, che è il rettore dell'Università Pestanieri eh, di Siena, come sa che è storico dell'arte, eh, ma anche Capezzone in un tweet hanno detto ma perché questi leader, prima di capire quello che è successo, non, non, non si bloccano le mani prima di scrivere questi tweet. Adesso ripeto, è una piccola polemica sì. all'interno di questo grande. Però molte volte, visto che i grandi leader del mondo, chi insomma può decidere anche i nostri destini, sono molto cauti, perché la politica non impara a essere più cauta? Se non vuole fare lezioni a nessuno, ognuno è libero di twittare quello che vuole, quando vuole. Però, una domanda diciamo di fondo c'è. Quella di ieri a me pare oggettivamente una polemica un po' strumentale perché Letta si era limitato a esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione polacca, come peraltro hanno fatto tutti i principali leader internazionali. Oggi abbiamo, e tornerei sulla sostanza, un tema: noi abbiamo il trattato NATO che prevede due procedure sostanzialmente che potrebbero essere attivate: attivate. quella dell'articolo 5 sulla difesa collettiva, ma anche e soprattutto quella dell'articolo 4 che prevede una e procedura citavamo, di consultazione Perino, sì. tra gli alleati della. della, appunto, della, della della Nato, che credo potrebbe essere un primo passaggio per diciamo, decidere un coordinamento più forte, evitando ovviamente che eh, diciamo, ci sia un'escalation militare che tutti dobbiamo assolutamente evitare. Quindi ah. da questo punto di vista credo ci siano i meccanismi per analizzare con attenzione quanto accaduto e rafforzare il lavoro di sostegno alla popolazione ucraina e di pressione politica, economica, eh, diplomatica nei confronti della Russia Adesso per poi una vedremo... soluzione di pace, che è il nostro obiettivo principale. Nelle prossime ore che porterà questa inchiesta ovviamente sul campo, no? perché siamo ancora nel, eh, a delle ipotesi, oh, esatto. seppur concretizzate da alcune fonti anonime, l'associazione del presso oggi cita fonti anonime americane secondo le quali si tratterebbe appunto di un frammento di missile intercettato dalla eh, contraerea eh, ucraina e, e non è l'unica fonte che sostiene questo. Prima di andare in pubblicità voglio chiedere una cosa ad Alain Khan. Eh, oltre che giornalista e scrittore, tu fai tante interviste, no? hai fatto nella tua vita moltissime interviste e soprattutto ancora oggi sulla stampa, sul quotidiano La Stampa, eh, diciamo conosci bene il mondo dell'arte, della cultura, eh, della letteratura. Eh, Tutto questa premessa per chiederti una cosa: gli intellettuali, gli intellettuali italiani, ma gli intellettuali inglesi o americani che conosci, che atteggiamento hanno nei confronti? di quello che sta succedendo della guerra ma soprattutto che ruolo possono, potrebbero giocare. Esistono ancora gli intellettuali, ah, che questo che chiedo la parola. una parola domanda. <ride> sì. eh, Tali no. erano considerati una volta. Eh, beh è una parola abbastanza insolita, eh, sì, De esistono, esistono, cioè, esistono degli scrittori, eh. esistono degli artisti, eh, insomma esiste certamente no? poeti, musicisti. Mh, Storici dell'arte, insomma, il mondo artistico-culturale sì. è sicuramente molto vivo, vivace, suscita polemica all'interno di questo mondo, eccetera. Poi dipende, ci sono. Non so, dei, degli scrittori, dei filosofi come per esempio Bernard Henri Leville, francese no? che parte, va in Ucraina, sta con i soldati, fa, diventa politico no? in qualche modo e così ce ne sono altri. Eh, ma ehm, è chiaro che l'opinione eh, di tutti gli intellettuali e dei politici è la stessa. No? Nessuno vuole la guerra, questa guerra in, in Europa cioè io appartengo a una generazione in cui speravo di non vedere mai più una guerra no? nel, nel, sul continente europeo, certo. quindi questa cosa qui è chiaramente uno shock eh, inatteso. Cioè, si prevedeva, eccetera, ma insomma si pensava che non succedesse una cosa di questo genere. Dopodiché eh, questa guerra eh, si è annunciata subito come un fallimento, no? perché i russi sì, hanno di conquistare, settimane. come Hitler ha entrato in Austria, no? L'Anschluss famoso, lui pensava di entrare in Ucraina in poche settimane. Allora a quel momento i cinesi guardavano con cautela no? a secondo di come andava. Non è andata bene perché gli ucraini sono molto forti, sono un popolo molto duro e eh, non vogliono ritornare sotto il gioco eh, russo qualcuno ha detto non c'è tanta differenza tra Stalin e Putin, è comunque sempre una dittatura, eh, un, un mondo molto lontano dalla democrazia. E quindi questi si battono per difendere non solo il loro paese, ma anche la, i valori democratici. E quindi penso che tutti gli intellettuali, non so, ci sono poi delle eccezioni, no, certo. eh, a, a, convergono in, 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 con la stessa opinione, poi, questa non è la guerra. Cioè, a un certo momento mi insegno qualcuno è andato in Ucraina, un po' come c'è stata la guerra di Spagna. Okay, diverse stadi di Hollywood mm, sono andati in Ucraina, diversi ma sì, attori Ma, que, ma questi io ricordo no, durante la guerra di Spagna, negli anni 30, eh, in cui i repubblicani dovevano sconfiggere i nazionalisti, eccetera, eh, molti scrittori, molti intellettuali, da Orwell a Hemingway ehm, sono andati eh, a guardare, a fare, a osservare, a descrivere. La guerra di Spagna, quindi c'è un, un, un così, un, però um, non penso che gli intellettuali siano una categoria in questo momento così diversa dal, no, certo. dal, dal sentire, comune, dal sentire no? comune e comunque invece il mondo culturale. Eh, si esprime, ci sono dei libri, naturalmente è come la pandemia, no? mentre c'è la pandemia non può uscire un libro che parla della pandemia, però ci sono casi particolari, no? Pamuk, lo scrittore turco che ha vinto il premio Nobel, stava scrivendo, stava pubblicando un libro in cui raccontava di una peste, di una sorta di pandemia in un'isola eh, avvenuta all'inizio del secolo, quindi ha preceduto, allora l'hanno accusato di essere opportunista no? di scrivere un libro sì, sulla certo. pandemia proprio mentre c'è, ma anche la pandemia era imprevedibile in qualche modo. Eh, no? E eh, lo... quindi eh, eh, si viene dopo, quindi vedremo cosa verrà scritto al di là dei giornali, dei quotidiani o del delle giorno, televisioni. Giorno, no, certo. eh, Però al di là di quello che viene eh, scritto, chiedo scusa. Eh, ti chiedo proprio una rapidità pubblicità, vuoi dire dopo? No, dila adesso, dillo manca adesso. Manca la parola, cioè, verranno scritte cose meravigliose un non giorno, so se no. manca il ruolo oggi. Cioè, noi parliamo della crisi della politica, dei partiti, sì. dei parlamenti, dell'editoria, forse tutto. dovremmo parlare anche della crisi del ceto intellettuale. Non ha più un peso, sembra non avere più una voce. Tranne rarissimi casi, si occupa d'altro. E, e questo ha un'influenza sul dibattito pubblico e non è un'influenza benefica. Credo che conti molto nel silenzio rispetto alla guerra ucraina il fatto che buona parte del nostro ceto intellettuale sia attraversato da sentimenti anti-americani. E questa è una guerra che, a torto a mio avviso, viene ricondotta agli Stati Uniti paradossalmente e non a Putin. E questo condiziona il dibattito, incoraggia molti a tacere o addirittura a prendere posizioni per la pace senza avere il coraggio di schierarsi mm. con l'aggredito rispetto all'aggressore. Chiarissimo, subito in pubblicità e poi eh, dobbiamo affrontare anche un po' le questioni economiche che riguardano il nostro paese e che riguardano ovviamente eh, provvedimenti che il governo deve mettere nero su bianco tra questi c'è tutto il capitolo fisco, pensioni e ovviamente la legge di bilancio tra poco La manovra economica del governo è proprio come una torta e il senso sta nelle fette. Le potrai anche addolcire ma sono solo assaggi, anche se è un altro il vero problema, è la dimensione della torta che si è fatta più piccola. Pochi soldi per saziare promesse ipercaloriche, dei 30 miliardi di euro di valore 21 sono deficit, lievito contabile, debito pubblico futuro. Poi un terzo della torta verrà dal taglio delle spese. Nel frattempo, gli oltre 9 miliardi con i quali è stato varato il decreto aiuti sono farina ereditata da Dio. Tutto il resto è dieta. La flat tax, per esempio, era una fetta da torta nuziale, avrebbe sancito la luna di miele con gli elettori e invece forse lo farà la prossima, fra un anno, perché questa di manovra la declina in prospettiva per tutti, ma in modo incrementale, cioè tassando in forma piatta e ridotta solo gli aumenti di stipendio, come se ce ne fossero davvero stati. L'abolizione della legge Fornero, altra dolce promessa, in realtà si ridurrà una mini quota 41, intesi come anni di contributi, limitata a chi ha 61-62 anni. E solo per il 2023, costo inferiore al miliardo e platea al massimo di 50.000 persone. Anche i fringe benefit per i dipendenti, praticamente un bonus di 3.000 euro esentasse, ne farà felici appena uno su sei. Il reddito di cittadinanza nel frattempo resta in qualche modo e, considerato che la manovra non prevede alcuna vera spinta ai salari e l'inflazione roderà ancora fette su fette ai risparmi, spingere sul tema, sebbene sia previsto un miglior allineamento all'occupazione, non sembrava ragionevole. E infatti la parola d'ordine ovunque è Mini. Mini flat tax, mini quota 41, mini taglio del cuneo fiscale e anche mini condono. Le contestazioni entro i 1000 euro verranno rottamate e quelle che vanno oltre fino ai 3000 vedranno ridurre l'imposta e base della metà. Misure valide risalendo fino al 2015. Se così sarà, una bella fetta di 7 anni che l'erario non vedrà mai più, ma sinceramente che la rivedesse era già improbabile. Nessuna dieta per i golosi contanti, il primo decreto di governo ne ha alzato il tetto a 5.000 euro da gennaio e contemporaneamente ha disposto che il super bonus scali invece dal 110 al 90%. Un risparmio per lo Stato di 4 miliardi e mezzo, qualche dubbio per il settore che ha macinato PIL, fatturato, ma non ha saputo frenare l'impennata dei costi, anche prima dell'inflazione, e non pochi per chi ha redditi medio-bassi e sognava la ristrutturazione. Ma la manovra è come una torta, ora sei sempre la fetta che ti capita. Piccola. Allora, nella bella sintesi di Marco Fratini, un po' quelle che sono le misure no? di cui si parla molto in questi giorni economiche. Poco fa l'Istat fa sapere che a ottobre eh, l'inflazione è all'11,8%, eh, siamo quasi al 12%, è un record dal 1984 e il carrello della spesa, il cosiddetto carrello della spesa, è al 12,6%. Questo è un record dall'83, come non farci mancare nulla. Eh, ancora, visto che parliamo di eh, economia, eh, il, lo spread continua a scendere in questa fase sotto soglia. 190 e poi c'è l'ennesimo alert della banca centrale europea per bocca del vicepresidente eh, De Guindos che ha detto siamo verso la recessione ci sono molti più rischi per la stabilità finanziaria questo è il quadro in cui ci muoviamo Silvia Sardone eh, possiamo dire che tutte le promesse appunto come accennavamo nel servizio sono rimandate e che adesso bisogna fronteggiare l'emergenza caro energia in primis ma eh, secondo me no, nel senso che le promesse fatte sono promesse di governo, questo governo eh, durerà cinque anni e eh, abbiamo iniziato a mantenere le promesse fatte. Adesso comprendo che, che, che magari non, non è eh, tutto subito questo, però insomma, considerando eh, la pandemia, eh, il, la guerra Russia-Ucraina, i costi dell'energia, i costi delle materie prime, eh, l'aumento dell'inflazione, insomma cioè, eh, io penso che comunque la linea chiesta eh, dagli elettori si stia tenendo. Sulla flat tax non è solo, come diceva il servizio, nei confronti degli aumenti dei lavoratori dipendenti, ma ovviamente viene mantenuta per le partite IVA e anzi si alzerà la soglia per le partite IVA, partite IVA che ricordiamo con la pandemia sono state quelle che forse hanno avuto una sofferenza, tutti, sì, di tutti, no? Poi eh, abbiamo eh, messo in campo risorse che passano a 2 a 5 miliardi per la rateizzazione delle bollette. Io proprio ieri ero da una eh, commerciante che mi faceva vedere la bolletta quadruplicata, quadruplicata. E, e, ovviamente eh, per eh, queste persone la reaterizzazione è l'unica possibilità per rimanere sì. in piedi. Poi abbiamo fatto la proroga ai crediti d'imposta, ovviamente ci sarà un intervento eh, sui condoni, è eh, eh, importante anche quello per tantissime persone che oggi magari con, con eh, dei, dei debiti relativi a importi piccoli come 1000 euro non riescono ad affrontare quel tipo di pagamento. Che quindi insomma, eh, abbiamo. Abbiamo in mente, ovviamente, insomma, di, anzi, verrà, eh, verrà prorogato lo sconto carburante, oggi, insomma, eh, è ancora possibile fare benzina e viene dato ancora un uh -huh. aiuto agli autotrasportatori. Certo. Eh, insomma, mh, un po' di cose si stanno facendo, non mi sembra. Poi, per quanto riguarda le pensioni, iniziamo a dire che nel 2023... Eh, non ci sarà ancora non, eh, la Fornero non torna la, la Fornero, fornero la famigerata Fornero eh, può essere Una tranquillamente parte. aggirata eh? con Pezzetto. la quota 41 non è sufficiente, può essere eh, penso anche che oggi come oggi sia un bel messaggio eh, alle tante persone che dopo 41 anni di contributi versati hanno il diritto di andare in questione chiarissimo, allora facciamo così adesso devo sentire poi la replica di De Luca eh, però c'è Paolo Sottocorona, quindi vado subito da lui perché mi pare di capire, ho letto da qualche parte, che in questi prossimi giorni ci sarà tanta pioggia quanto non è caduta in tutto quest'anno. Ecco, forse Non so se è eccessivo quello che dicono. Sì, un po' eccessivo, sì. comunque però... diciamo che sta facendo delle piogge e che fino adesso ce ne sono state poche. Adesso andare a verificare se in, que poi in questi giorni, che significa? Nei prossimi tre giorni no. Nei prossimi cinque? No. Nei prossimi quindici? Forse perché la situazione rimane comunque perturbata. L'immagine di oggi eh, ci, ci dà un po' l'idea della, della situazione, ci sono nuvole quasi ovunque con l'esclusione proprio dell'estremo sud, ci sono due fasce di pioggia, una prende il centro sud, piogge più intense e anche tracce di temporali come vedete, l'altra si trova un po', un po' più a nord. Comunque il complessivo delle, delle piogge di oggi eh, previste eh, vedete, prendono il centro... E il sud tirrenico, le macchie gialle indicano fenomeni, fenomeni intensi nel senso di elevate quantità di pioggia, e comunque sono abbastanza estese. Domani c'è una temporanea attenuazione di questo maltempo: perché troviamo qualche fenomeno significativo solo sul basso Tirreno e sull'alta uh, Toscana, e se no piogge deboli, quindi giornata solo grigia con qualche debole pioggia. Però venerdì eh, di nuovo torniamo in una situazione di maltempo abbastanza forte che prende l'Emilia-Romagna, poi prende tutto il centro, il Basso Tirreno, la Sardegna. Questo accompagnato anche, come è stato oggi, da un'altalena un delle, delle temperature, perché questa mattina per esempio erano salite molto per il vento meridionale durante la notte, poi riscendono, quindi questa quest altalena è anche, diciamo punto di vista della salute un pochino, un pochino pericolosa. Eh, chiudiamo con una foto, mi accusano che faccio vedere solo foto di mare, quindi questa volta questa foto che ci manda Lucia da Rodia, siamo a Messina, sono dei gigli, ma sono dei gigli di mare, quindi abbiamo eh, compensato un pochino. Cioè la, sei, sei caduto come sempre intendo. Ricado. Sì, Grazie Paolo Sottocorona, qualche minuto di pubblicità e torniamo subito qui. Allora intanto devo salutare Eleonora Tafuro dell'Istituto eh, Studi di Politica Internazionale con la notizia che si sono riuniti, c'è eh, in corso la riunione a Bruxelles degli ambasciatori eh, della Nato presieduta dal segretario generale Stoltenberg È eh, importante viene detto che i fatti siano accertati ovviamente perché ancora non sappiamo cosa sia realmente accaduto in Polonia vuole dire un tweet finale Tafuro? Aspetti l'audio, deve, deve accendere l'audio? Ecco. Scusate, eh, sì, siamo ancora nell'ambito dell'articolo 4, quindi consultazioni e dobbiamo sì. necessariamente attendere gli aggiornamenti per capire il da farsi. Grazie, grazie del suo contributo, ovviamente. Buona eh, giornata. A lei, eh, De Luca, gran parte dei provvedimenti economici saranno sulla scia di quanto ereditato dal governo Draghi però. Ma magari fosse così. Beh, in realtà, boh è così, in realtà i primi passi del governo sono stati, da un punto di vista economico, interno, dal nostro punto di vista, assolutamente disastrosi e profondamente deludenti. Il primo provvedimento, questo famoso decreto aiuti quater, non si occupa di nulla che davvero interessa le famiglie con redditi più bassi, le, eh, diciamo, le categorie più fragili del nostro Paese. Noi avevamo proposto di innalzare a 20.000 euro il tetto ISEE per, eh, per beneficiare del bonus sociale per il sostegno al pagamento delle bollette per le famiglie più in difficoltà e ci hanno risposto negativamente. Avevamo proposto di estendere il bonus, una tantum e rafforzarlo, che ha toccato quasi 30 milioni di persone, proprio per aiutarle in questo momento drammatico. Abbiamo proposto di rafforzare il bonus per il trasporto pubblico locale e ci hanno eh, rigettato questa, questa proposta, aiutare gli enti del terzo settore, eh, le amministrazioni locali. Cosa hanno fatto nel primo decreto aiuti? Aumentare il tetto del contante a 5.000 euro, una misura tanto inutile quanto pericolosa in questo momento perché rischia di diventare il nero, l'evasione e il riciclaggio e non, non serve al sostenere ed aiutare le famiglie in difficoltà in questo momento storico, peraltro su cui sono, misura su cui sono profondamente divisi perché la Lega Aveva proposto un tetto a 10.000 euro. Ah beh, poi è stato immediata... trovato un compromesso. Trovato un ad, compromesso. Diciamo. Secondo provvedimento, eh, anticipare la diciamo, chiusura, fine del super bonus al 110%, senza risolvere il problema della liquidità, che oggi tocca invece tantissime aziende del settore che hanno i cassetti fiscali pieni e non riusciranno, rischiano di vedere bloccate le proprie attività. In un settore che ha visto oltre 600.000 posti di lavoro creati grazie al, all'indotto di, di questa misura e un, un investimento importante nel comparto. Uh, L'altra misura che è stata approvata, le trivellazioni dalle 9 alle 12 miglia, un'altra misura che vede profondamente divisa la maggioranza, inutile da un punto di vista energetico perché vorrei ricordare che nei prossimi dieci anni si prevede l'estrazione attraverso queste trivelle di 15 miliardi di metri cubi di gas. Noi cioè, siamo contro le trivellazioni in Adriatico, questa è una notizia, siamo, siamo... io non sapevo che il PD fosse in noi non, condividi no, non condividiamo <ride> questo provvedimento che aumenta cioè, la possibilità siete a di farlo o siete contro. Siamo contrari a questo provvedimento, a come è stato scritto, è stato scritto? perché aspetta, aumenta aspetta. la soglia. Della diciamo, distanza quindi avvicina dalla da 12, da 12 a 9 è pericoloso da un punto di vista ambientale, non risolve il problema che verrà affrontato nei prossimi anni. Oggi tre ricassificatori producono 15 miliardi di metri cubi di gas, che quelle quello che le tripelle che loro immagino di creare eh, potrebbero vabbè, produrre specie specie, nei prossimi 10 anni. Nulla per le famiglie e per le imprese, eh. e aggiungo e chiudo solo su questo punto: come arma di distrazione di massa, visto che avevamo piante e dosi in diretta al Senato, e poi arriverà sì. la Camera tra a qualche, sì, tra qualche minuto, come camera. arma di distrazione Massa eh, attivano questo show indegno, disumano e illegale, sulla pelle di poche decine di migranti a Catania. Dopo che, ricordiamo un dato, dall'insediamento del governo Meloni, da, fino, fino ad altro, oggi, bene. oltre eh, 9000 persone sì, sono arrivate nel nostro paese dal loro mi fate sentire calenda, calenda che sta intervenendo in Senato la eh, discussione dopo? Sì, quelli positivi, quelli che voi state sbandierando come un'epocale vittoria, sono rappresentati da 234 persone sbarcate in Francia su 90.000 arrivi in Italia urca è una rivoluzione signor Ministro abbiamo cambiato lo scenario ecco questa è la polemica da parte del terzo polo di azione a proposito una di come misura... è stata gestita soprattutto l'ultima vicenda della nave per oltre modo guai... è no, controproducente no, Luca, però, eh, la prego la devo silenziare devo chiedere due cose da Len del la prima lui che appunto vive gran parte eh, della sua vita in Gran Bretagna perché anche in Gran Bretagna sulle questioni economiche è successo un putiferio con una Premier che dopo 40, nemmeno 40 giorni <ride> È stata costretta alle dimissioni? Eh, questo ci dice in che stato è il mondo, no? Io mi domando se non un giorno ci potranno, si potranno dare delle buone notizie, no? Perché quando uno accende i telegiornali al mattino in qualunque paese si trovi sì. è sempre una valanga di cattive notizie. Ma certamente eh, in Inghilterra ci sono problemi economici molto grandi, c'è sempre ovunque questa inflazione sì. che cresce e che non si riesce a, a combattere. Si cerca di combatterla alzando i tassi di interesse. Questo avviene anche negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti sembra sì, che si stia un po' riducendo, ma insomma, questo o cosa mio. vuol dire? Vuol dire che la gente ha gli stessi denari. Eh, eh, ma che la vita costa molto di più, come lo chiama lei il carrello della spesa, no? sì. E quindi è su questo che si basa eh, in, in tutto lo scontento, la difficoltà, e, e soprattutto la disparità tra, eh, tra ricchezza e povertà è sempre più grande. Eh sì. ah, beh, sì, sì. E, sì. e quindi l'Inghilterra si sta cercando. È morta una regina che era un simbolo molto importante di equilibrio e di. Così, di, 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 coesione, ammirazione, forse, di, eh. di no, adesso c'è un nuovo re, vediamo eh, come, ci, come andrà. Sono solo i primi passi. Eh, e adesso c'è finalmente un, un altro primo ministro che doveva già esserlo prima, ma eh, sì. hanno fatto un passaggio. Eh, Questo quindi... per i problemi all'interno conservatore È strano è come comunicano male, no? tutto sempre brutalmente. Al, in una maniera eh, si, ci si domanda se chi governa, chi. Eh, Chiedevano prima cosa pensano gli intellettuali. No? Gli intellettuali hanno sempre contato poco in quello che, che non è che hanno modificato, ci sono stati, a volte parlano di più, a volte di meno. Ma eh, ci si domanda come pensano i politici, come cioè, se c'è una riflessione dietro, sembra tutto solo fatto di piccole polemiche minuto per minuto senza una visione più ampia voglio, voglio chiedere Poi, una politicamente, cosa politicamente mi sembra visto dall'Inghilterra comunque molto forte anche questo, questa ostinata volontà di Trump di tornare a essere candidato eh, dopo la questa sconfitta la, la più significativa quella nella Florida no? sì. il candidato De Santis che ha Stravinto, e potrebbe potrebbe essere, essere, essere il candidato versa... repubblicano nel 2024, ecco, anche questa è una cosa. E tra che lui ven... e Trump non corre buon sangue. No, le voglio chiedere anche una cosa: lei ha pubblicato a poco per Bonpiani, Anzi, tu hai pubblicato a poco per Bonpiani Che ci siamo del tu. Eh, queste 474 risposte, che sono eh, le risposte a tu, alle tue 474 domande a Giuseppe Benone, che è un grande artista scultore italiano, credo, pioniere dell'arte povera. Intanto per, perché, come, come ti è nata la curiosità, tu che pure fai tantissime interviste appunto esponenti del, dell'arte e della cultura, la curiosità su Penone? Ma la mia linea diciamo di libri interviste no? in alternativa ai romanzi e ai racconti è nata con il libro Vita di Moravia, no? e io non sapevo che potevano fare questo genere di libri che sono molto alla fine interessanti sono importanti soprattutto per il personaggio perché sono le sue parole. Cioè uno chiede delle cose e lui risponde: per cui chi studierà Penone, Moravia, io ho fatto un libro così anche con pistolet... eh, ehm... Pistoletto. Piangcio Pistoletto. Se... Ehm. A proposito di arte povera, sono le loro parole, i loro pensieri. Quindi chiunque scriverà su di loro un giorno studierà nell'università i loro lavori. Anche... È obbligato a. <ride> perché questi libri sono le loro parole. Poi che, che, che... voglio dire non sono delle biografie, però sono loro che raccontano il percorso della loro vita. Durante la pandemia ho intervistato per la stampa e per il mio blog, il Can Interviews, il Giuseppe Penone. Ci siamo trovati, siamo tutti e due piemontesi, ci conosciamo, io conosco il suo lavoro, eccetera. Ma perché non facciamo un libro? No? E così abbiamo occupato anche il tempo della pandemia, attraverso Zoom, o incontri, quando certo. si poteva vedersi, eh, e questo percorso. E penso che gli scrittori e gli artisti si capiscano bene. Perché lo scrittore è capace di far parlare l'artista, non solo con la sua opera. No? In questo libro si vedono fotografie dell'evoluzione della sua opera, ma lo costringi a spiegarla. E eh. l'esperienza anche televisiva che fai tu, in cui uno non deve mai dare per scontato il fatto che tutti sappiano, perché non è così, eh, gli costringe a dire: sì. Ok. Spiega meglio questa cosa, Ma... dirla in modo più semplice che, 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 che il lettore possa capire Ma... il filo rosso del tuo lavoro. Ma la sua attività artistica ha un fortissimo tratto di sostenibilità, uso questa parola perché di quello no? Beh, Ci si perché sta lui nasce in un villaggio eh, remoto, nelle montagne, eh, a cavallo tra il Piemonte e la Liguria, dove do, nel dopoguerra è ancora un mondo arcaico, dove si vive di agricoltura, di castagne, di, 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 in un mondo molto primitivo, quindi lui viene da lì, dagli alberi, il fiume, le pietre e, e, che, e più tardi quando diventa Andrà all'accademia, siccome è un uomo ambizioso e così che vede cosa succede a Torino, che in quel momento vede appunto nascere l'arte povera. Dice: Io sì, so disegnare bene, ci sono disegni nel libro, so, potrei essere un artista, ma voglio trovare la mia voce no? e la trova. Attraverso le sue origini Beh, cioè la proprio con la materia, la no? materia no? le patate, le pietre, gli alberi. eccetera e, e poi queste sue sculture che poi sono in bronzo o in marmo, soprattutto in bronzo, si trovano ormai in tutto il mondo. C'è cioè anche questo concetto dell'opera che rimane, c'è cioè, l'albero di Penone alle Tuilerie a Parigi, si è, eh, è stato nel Castello di Versailles, a Roma, eh, per esempio a l'Argo Goldoni nel centro di Roma, a, cioè in alcuni posti. Del mondo eh, ci sono questi, questi simboli no, forti, come dici tu, di sostenibilità della natura che è quello che anima eh, o che ha sempre animato eh, questo artista. Ah. Allora vi ricordo per Bonpiani eh, Giuseppe Penone e Elena Elcan, 474 risposte, il libro che credo domani tu presenti peraltro il libro a Roma. Al museo Maxi di Roma al sì. Maxi di Roma. Eh, Silvia Sardone un tweet, lei è bravissima nei tweet di replica perché la vedevo irrequieta mentre parlava De Luca. Beh, guardi è, è, è probabilmente De Luca non ha in mente che la campagna elettorale è, fi è finita e ah, gli elettori insomma no, no. hanno dato a loro un chiaro eh, segnale. Noi stiamo lavorando, stiamo lavorando Vi siete resi eh, conto com'è complicato governare? Il paese, poi insomma sull'energia loro sono un chiaro no a e tutto. È come è difficile eh, dare risposte, risposte alle propaganda, belle, alla propaganda elettorale e tutte le Bo. fonti energetiche che ci consentono di avere un minimo di contatto con la realtà po, posso, con scusa, bugie bugie break, scusate, in posso in chiusura dare due, no, notizie, no, eh, in due notizie due notizie importanti in famiglia in generale eh, no? allora un attimo sardone de luca allora, eh, i funzionari della difesa russa identificano i frammenti del missile caduto in Polonia come appartenente al sistema S-300 ucraino, questo lo dice Mosca, però arriva anche una notizia dal Ministero della Difesa del Belgio, Belgio che fa sapere che il missile caduto ieri in Polonia che ha ucciso due persone era con ogni probabilità un missile di difesa antiaerea ucraino e poi arriva la notizia che si è concluso ufficialmente il G20 a eh, Bali, vedremo poi il comunicato. Finale G20, su cui appunto ha fatto irruzione questo episodio di ieri terribile in Polonia. Mirta, buongiorno. Buongiorno Andrea. Allora, stiamo cercando di capire, appunto, ci distrighiamo tra moltissime agenzie, cerchiamo di capire che piega sta prendendo questa situazione che naturalmente da ieri sera ha preoccupato tutto il mondo per l'idea di un'escalation, del possibile eh, attivazione, attivazione dell'articolo 5. Il fratello Piantedosi, come ben sapete, ne avete parlato, ha parlato in Parlamento, parleremo anche di quello con noi molti ospiti, ci colleghiamo subito con Kiev, con Lorenzo Cremonesi che ci racconta come viene vista no? questa storia della Polonia dalla parte ucraina, Maurizio Fioravanti il generale, poi ancora con Fredo Buccini Peter Gomez, Vittorio Feltri Claudio Brachino, arriva anche Furio Colombo molti collegamenti dai palazzi giornata molto piena poi mh, abbiamo anche un collegamento con eh, Cristiano Tinazzi che invece nella zona più a sud della Ucraina Mario Calabresi, Nicolai Leli scrittore che ha appena dato alle stampe un libro sull'Ucraina, Roberto Arditti, Francesco Borgonovo Giuliano Cazzola, Dino Giarrusso insomma praticamente Teleton vi aspetto stamattina ah, grazie, allora noi chiudiamo eh, qui la nostra puntata, grazie a grazie. grazie ad Andrea Cangini, grazie a Piero De grazie. Luca eh, grazie a Silvia Sardone eh, vi abbiamo dato conto del mini della de, 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 de Dell'intervento di Piantedosi in Senato, tra poco alla Camera, non abbiamo potuto toccare il tema migranti. Lo dico con un pizzico di ironia, per carità di patria, perché immaginiamo cosa si sarebbe scatenato tra la Sardone e De Luca. Su, posizioni eh. diametralmente opposte, ma insomma ne abbiamo parlato e ne parleremo nei prossimi giorni. Grazie a tutti, vi lascio la che Ci vediamo domani, stesso luogo, stessa ora.